Abbiamo iniziato la sessione di uva. Ciao Monica. Ciao a tutti. Ti aiuto a connetterti più profondamente a uva contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Quello che mi mostra sono delle terme in cui ci sono diverse persone. Percepisco il suo desiderio di avere contatto con l'acqua che viene dal centro della terra, ma lei al momento non c'è. C'è solo la sua volontà di esserci. Ti dà l'autorizzazione? Sì, la vedo che è in casa e mi dà l'autorizzazione da casa. Vibrazione. 5 miliardi. Consapevolezza. 89%. PSP. PS 46%. 54 PE. Vite precedenti. Duemilatrentuno. Cervello. Circa 7%. Ok, entità eteriche. Questo è un controllo perché Uva ha già fatto una sessione con noi. Allora, io il falconiforme lo vedo ancora di passaggio. Quindi a volte c'è, altre volte no, è proprio lontanissimo nel cielo, è solo un puntino. Altre volte lo vedo che è decisamente più ravvicinato e riesce ad avere a tratti dell'interferenza. Però l'interferenza più grossa che io vedo è, adesso dovrei guardare meglio perché penso sia un ibrido, è tipo un mostro di Loch Ness. Di nuovo mi propone l'elemento dell'acqua e quindi vedo questo. Quindi è un anfibio mischiato a un rettile, perché il collo e la testa sono un rettile, il corpo è un anfibio. Non c'è altro, solo questi due. Quindi il falconiforme e il mostro di Loch Ness. Sì. Quando sono tornati dopo la sessione? Allora, il falconiforme l'ha sempre un po' tenuta d'occhio. Però alla fine della sessione ovviamente era lontanissimo, no? Era proprio un puntino invisibile. E quindi mano a mano è venuto giù in picchiata. Il mostro di Loch Ness vedo un mese e mezzo dopo, 2 mesi dopo. Ok. Causa del ritorno del falconiforme. Si è fatta un po' trascinare da alcuni pensieri del passato, alcune difficoltà del passato e ha un po' mescolato la situazione presente con la situazione passata e ha, diciamo così, avuto un approccio un po' pessimista nei confronti del presente, quindi ha abbassato le sue vibrazioni. Causa esoterica del ritorno dell'arrivo del mostro di Loch Ness. La prima parola che mi viene è ipocondria, che è qui non solo paura, la paura della malattia su più fronti, la paura della malattia per se stessa, ma vedo che la paura della malattia ce l'ha anche per gli altri,
diciamo così, paura anche, diciamo così, di una fragilità psicologica, no? Se la vogliamo sempre fare un po' rientrare in questo. E in generale paure diffuse sul futuro. Questi insieme di paure hanno fatto concretizzare questa entità. Entità mentali, c'è qualcosa? Sì, sono collegate, diciamo, a queste emozioni, per cui ne vedo due, sinceramente, ne vedo una di livello 2 e una di livello 3. Quella di livello 2 è quella che le produce questa ansia, preoccupazione, e paura. Quella di livello 3 la vedo più. Come se ci fosse una sorta di nostalgia che si mescola al rimpianto, se rimbalzassero rimpianto e pentimento, no? Come se lei le mettesse da un lato addosso un rimpianto per alcune scelte che magari doveva fare diversamente, pentimento per aver fatto determinate scelte, quindi sia per le occasioni mancate, sia per le occasioni che effettivamente ha scelto, su entrambe le cose c'è un sentimento pesante. Ok, qual è la causa del ritorno di queste entità mentali? Perché non c'erano dopo la sessione con Sabrina? No, no, assolutamente non c'erano. Diciamo che, allora, lei ha fatto un buon lavoro da un certo punto di vista, perché ha comunque fatto una serie di pratiche sue per cercare di ripulirsi, per alzarsi le vibrazioni, però allo stesso tempo vedo che si è un po' troppo chiusa rispetto all'esterno. Ha creato troppo un nucleo, diciamo così, personale. E invece per lei è importante aprirsi e affidarsi all'esterno, cercando anche nuove alleanze, nuove affinità. Quindi il problema è questo, che chiudendosi troppo ha iniziato a rimuginare e quindi a far prevalere, diciamo così, una sua componente che c'è, ma non è l'unica, che è un po' di pessimismo, ecco, e di inazione. Quindi ha più lavorato, diciamo così, con le ipotesi, le elucubrazioni, eccetera, ma seminando poca azione. Esatto. Va bene, chiamiamo nel cinema il figlio. Sì, arriva assolutamente. Lo vedi? Bello incuriosito perché dice: Mamma, mi hai già fatto vedere un po' di cose, adesso voglio vederne altre ancora. Quando lei gli parlava di Ad Aeternum, eccetera, lui ha imparato, un bambino piccolo, no? Sì, lui ha imparato, però vuole essere lui a scegliere quando poterli fare. Perché lo vedo. Che ha già, come dirti, una sorta di sua indipendenza, una sorta già di sua volontà, di scegliere le cose. Quindi gli piace, lo sente affine a sé, ma ha bisogno anche, di farlo quando gli va. Ok, vabbè. Chi ha detto mai il contrario? Che dice? E a volte la mamma me lo propone, ma io vorrei fare altro in alcuni momenti. Va bene, si siede dove nel cinema? Si siede accanto
Allora, dunque, perché lui vuole tenere la mano alla mamma. Quindi è come se contemporaneamente Uva fosse sia all'interno dello schermo, quindi protagonista del film, e sia seduta accanto a lui. Va bene, chiamiamo disincarnato la zia morta per Cinivac, sembra. Lo andiamo a verificare, intanto apriamo già il portale aureo, chiamiamo tutti i parenti di Uva che vogliono presentarsi di tutte le generazioni e vanno subito nel portale aureo. Non la zia che prima ci deve dire se è morta di Cinivac oppure no e per quale motivo si è fatta il Cinivac. Ci Risposte non ammesse, ero obbligata. Quella non è una risposta ammessa. No, lei infatti mi dice che è stata in un certo senso. Allora, lei aveva già deciso che avrebbe abbandonato questa vita. Ed è stata in un certo senso una specie di scorciatoia in quel momento. Sapeva in una certa misura che quello avrebbe accorciato i tempi e lei era pronta per abbandonare questa esistenza e infatti se n'è andata via non con grandi pene, è andata via da un momento all'altro. Vuole dire qualcosa, Uva? Tuo nipote? E proprio la carezza in viso e gli dice: stai più tranquilla. Sì, In merito a cosa? in generale, durante la giornata la vedo abbastanza pratica la zia, quindi non è che fa grandi discorsi filosofici, eh? Quindi vuole proprio che lei stia più tranquilla nell'arco della giornata, che non si faccia prendere da tutte queste ansie e che viva con più gioia i momenti della sua giornata. Va Le bene. fa tipo il solletico con un fiore. Ha preso un fiore che sembra tipo un po' una margherita, io direi, no? E le fa tipo per gioco, no? Le fa un po' di solletico sulla guancia, sotto il naso. È mancata per Cinivac. Lei mi dice che sarebbe stato nel suo caso indifferente, perché lei comunque sarebbe mancata. Sì. Sì, ma è mancata per Cinivac. Ok, la salutiamo, noi andiamo nel portale aureo. Le manda tantissimi fiori, da che era solamente un fiore con cui la accarezzava, le manda tantissimi fiori, tutti di colori diversi, perché vuole Ok. portare le allegrie. Ok, chiudiamo il portale aureo e vediamo se ci sono degli impianti. Mascella sinistra e basta, io non vedo altro. Ok, causa esoterica dei problemi alle orecchie. È quello. Le dà sia problemi, penso, intorno al trigemino che alle Causa esoterica della bronchite. orecchie. Dunque, questo può sembrare un po' bizzarro. Ed è anche un po', tra virgolette, contraddittorio, nel senso che questo è stato uno strumento da parte della PS per aiutarla, perché le ha creato, diciamo così, un quadro di malattia che le ha consentito di tenersi lontana dal suo lavoro e quindi dandole la possibilità di non cinivaccarsi. Ma per farlo, nel suo specifico caso, la doveva tenere nella malattia, perché la PS sa che Uva non sarebbe stata se no pronta a
a prendere una posizione determinata e dire no. È grazie alla malattia che ha potuto dire no a questo. E quindi, per quanto può sembrare assurdo, è una malattia. E questa malattia è un aiuto da parte della PS. E nel momento in cui Uva capisce profondamente che questo è solamente un aiuto, lei guarirà. Ok, tutte cose che già sapeva Uva. Finora non abbiamo trovato ancora nulla di nuovo, se non appunto quello che lei aveva già capito. No? Sì, c'è questa entità mentale di livello 2, che è un mix, come abbiamo detto, di paura, di insicurezza generalizzata, che le fa continuamente dubitare riguardo alle sue conclusioni. C'è una sorta anche di, non so come dire, no? Di pensieri ricorrenti, no? Quindi lei ha un pensiero e continua a ripassarselo nella testa, e più se lo ripassa, più perde di forza in un certo senso. Quindi lei parte magari convinta, ok, io questa cosa l'ho capita, però è come se la vivisezionasse a tal punto che ne perde il senso. E non riesce a farla arrivare in profondità. È come se la mettesse veramente su un tavolino e le fa una vivisezione. Non è così. Cioè lei deve fare un'azione in cui la porta dentro di sé questa sicurezza. Non la deve tenere fuori di sé, guardarla, sezionarla, massacrarla. Lei si deve fidare di quello che sente, perché lei sente cose molto giuste, ha delle intuizioni molto giuste. Per esempio quella riguardo al lavoro. Sì, e infatti ha avuto una bella idea e poi da sola se la critica e se la smonta. Certo. Anche perché lei stessa, in questa opportunità che intravede, che è quella comunque di insegnare, ma in maniera diversa, quindi fuori dall'istituzione tradizionale, diciamo così, lei ha fatto vivere questa situazione al figlio stesso, per cui lei ci crede già in questo tipo di esperienza. Però nel momento in cui questa esperienza deve essere vissuta da lei, incomincia a porre una serie di dubbi, che però sono inconsistenti, perché lei ha tutte le capacità e tutte le possibilità per farlo, sia interiori che esteriori, io vedo, perché proprio il posto in cui abita è anche giusto. E tra l'altro io lei la vedo proprio ben portata per l'acqua, perché mi propone sempre questo fattore acqua, no? Ma acqua di cosa? Di mare? Come se l'acqua, allora intanto l'acqua è un elemento fondamentale per lei, per la sua guarigione, e infatti già lei lo utilizza come sua pratica di visualizzazione, no? Quello di ripulire. Ma lei ha bisogno anche proprio dell'acqua però fisica, è anche per quello che all'inizio mi ha proposto le terme. E poi di nuovo mi propone l'acqua dove c'è il mostro di Loch Ness, quest'acqua che è ricorrente, e quindi vedo come potrebbe essere importante il mare per lei, anche, forse anche lavorativamente, qualcosa vicino al mare, o comunque nel bosco dove vedo di nuovo dell'acqua che scorre. Ha proprio una sintonia con l'elemento acqua. Va bene. Tra l'altro gli dice appunto per la bronchite di utilizzare credo acqua sulfurea, dice, qualcosa del genere. Comunque proprio delle pratiche termali, di utilizzarle ai benefici in questo senso per la bronchite. Causa esoterica del non vedere in eterico.
E questo suo essere troppo razionale, troppo mentale, questo suo, appunto come ti ho detto, no? Lei seziona le cose, ma con la ragione. E utilizza tanto l'emisfero cerebrale sinistro e poco l'emisfero cerebrale destro, ma questo semplicemente perché è come se non si fidasse di poterlo fare. Lei può lasciarsi andare e farlo, solo che mi dice che deve uscire di casa. La sua PS mi dice: falla uscire di casa, portala in contatto con la natura. Appunto, ripeto di nuovo, per lei l'acqua potrebbe essere importante, eh? Anche un contatto proprio con l'acqua. Vedo che magari dell'acqua scorre, lei ci mette dentro i piedi, dentro le mani, o anche solo ascolta il suono dell'acqua. E questo la aiuta a utilizzare maggiormente il suo emisfero cerebrale destro e quindi tutte le visioni in eterico. Ok, lei potrebbe casualmente incorrere nell'influenza che va tanto di moda, guarire ed avere i fogliettini che servono perché ha paura anche di quello. Allora, al momento lei è spaventata in generale dalla malattia. Quindi il discorso qual è? Che al momento io non la vedo questa cosa. Cioè? Cioè, nel senso, se lei fa un pochino più pace con il discorso malattia, ok? Perché c'è. Allora, dunque, è come se lei avesse trasferito delle ansie che sono più, tra virgolette, esistenziali e psicologiche, le ha volute concretizzare, ok? Quindi le ha volute trasportare sul piano fisico. Allora cosa succede? Che tutte le sue paure sono concentrate su lì, tutte le sue attenzioni maggiormente sono concentrate lì. E allora che cosa succede? Che lei ha comunque molta paura di questo tipo di influenza e quindi non è che la vuol tanto prendere. Se lei allenta questa paura dell'influenza, sì, può avviarsi questa dinamica che hai detto tu. Lei la prende in forma molto lieve e conseguenzialmente per un certo periodo di tempo le danno questo certificato. Ma ci sono Altrimenti anche rischia. altre strade. Infatti. Marito, fiamma, No. gemella, Neanche. esiste la fiamma? Allora, al momento non la vedo. Vedo che c'è stata in una vita passata, sì, hanno già fatto l'esperienza di stare insieme. Li vedo tipo dentro come si chiama? Una malga, fanno il formaggio in alta montagna, una roba del genere, ecco. E allora lì erano insieme proprio, erano una coppia. Vedo che avevano delle mucche. Ecco, quello sì. Attualmente in questa vita non la vedo. Potrebbe attirarla la fiamma, quindi potrebbe comparire la fiamma, sappiamo che è possibile, ma nel caso di Uva è possibile. Io nel caso di Uva vedo un'anima gemella. In qualche modo connessa con le sue attività legate ai bambini, che non so se è proprio solo l'insegnamento oppure non so come dirti, delle attività extrascolastiche, diciamo, no?
Comunque, rispetto a quel settore lì. Quando ha dei rapporti intimi con il marito, Uva si chiede, si protegge dalle sue interferenze, riesce? Dalle interferenze di lui? Questa è un'altra delle sue paure. Lei ha appunto paura di questi attacchi che possono essere appunto le malattie, e quindi le interferenze sue personali, le interferenze degli altri. Lei deve comprendere, e lo sta man mano comprendendo, perché lei lo sa che. Lei come sua natura ha dei tempi un po' lunghi, Una gestazione un po' lunga per comprendere le cose, per farle sue. Ma sai perché? Perché le tiene troppo fuori. Invece dovrebbe con sicurezza portarle dentro, E non dentro sempre la mente, emisfero cerebrale sinistro. Integrarle anche al destro. Quindi le interferenze sue sono sue, le interferenze del marito sono del marito. Di non preoccuparsi di questa cosa e che lei è assolutamente in grado di proteggersi da qualunque interferenza. Come? Quello che mi dice la PS è attivando la sua fantasia. Mi dice che va bene quella pratica che esegue. Ma di provare adesso, ovviamente nei prossimi giorni, uscendo all'aperto, di trovarne una nuova, di crearsene lei una nuova. Perché se no di nuovo finisce per aggrapparsi, a una finta sicurezza che poi diventa insicurezza, perché lei è fatta così, perché se poi le dai in mano una cosa per troppo tempo, lei fa questo. Che continua a dubitarne, ad analizzarla, capito, a sviscerarla, a metterla in dubbio, eccetera, eccetera. Se invece lei succede questo, che crea varie tecniche ogni volta, intanto crea maggior fiducia in se stessa, perché vede che sa creare, che sa usare la sua fantasia, che sa usare il suo potere. Di visualizzazione e di creazione di una tecnica efficace, quindi prima cosa, che sa crearne di diversi tipi. E poi è come se non avesse il tempo per metterla in discussione, sviscerarla, analizzarla, farsi assalire dai dubbi. E poi perché la PS la invita di più a giocare. Lei che ha a che fare con i bimbi dovrebbe entrare di più nella dimensione del gioco, comprendere che tutta l'esistenza è un gioco e giocare all'interno di essa, ritornare bambina, lei. Causa esoterica del fatto che lei, no, lei fa, utilizza la propria capacità prano per alzare le vibrazioni, per connettersi con la PS e la PE, e si domanda se è vero. È vero? Di lei dubita di tutto, no? Dubita di sé tantissimo. È vero, ma nel momento in cui lei porta il dubbio, porta l'incertezza e porta l'insicurezza, è meno efficace. Quando tu esegui una pratica, devi dare tutta te stessa e stare nella sicurezza che quello che stai facendo è buono, perché è così, perché proviene da te. Certo. Ma qual è, cos'è che, chi è che non l'ha capito? Il mentale? Perché la PS l'ha capito, la PE l'ha capito, quindi c'è il mentale. Sì, c'è il mentale, quindi sia l'entità 2 che l'entità 3. L'entità 3 in questo suo
rimbalzarla, nostalgia, rimpianto, pentimento, giocano molto, no? Su questa cosa, su questo continuo frenarla, ecco. 2031 vite, fuori la vita più disgraziata. Vediamola. Veramente disgraziata. Con veri problemi. Mancanza di approvvigionamento dell'acqua, mancanza di cibo, violenze domestiche, guerre, malattie. Sì, sembra tipo piccola fiammiferaia. Tra l'altro Ok. muore prestissimo. Quante volte mangia al giorno? No, alcuni giorni non può mangiare. Quante volte mangia a settimana? Due, Cosa mangia? tre. Quello che le danno ogni tanto i passanti. Qualche volta vedo che prova a rubare nelle case, però anche lì è sempre un po' un'impresa perché è un periodo in generale di grande povertà, per cui quando lei ci prova a volte viene anche malmenata. Dove, quando? La Non ti vedo fare nelle. coinvolgere, resta sempre neutra esterna. Sono L'Europa tutti giochi e dell'Est. figli e film. Europa dell'Est, ok. Anno? Mille 1860, ok. ottocento Di cosa muore e quando? A che età? sessanta, 9 anni, forse 9 anni, e vedo Ok. che muore fuori, strada, in strada, per Questa il indecisione di freddo. Uva, questa insicurezza, da dove viene? È il vero goal di questa esistenza, di questa incarnazione? Domanda alla sua PS. Io sento che lei mi dice che c'è anche qualcosa con sua madre. È come se ci fosse qualcosa che non fosse esattamente andato a buon fine nel processo di crescita e per cui lei non ha imparato, diciamo così, a fidarsi di sé e della vita. Ecco, lei si fida anche poco della vita. Ha un po' timore sempre di trovare dietro l'angolo l'intoppo, la cosa spiacevole. Perché? Da dove viene? Da quale vita? Da quale insegnamento mancato? Da quale esistenza in cui non ha capito questa cosa? Io vedo che in questa vita un po' la madre gli ha portato questa cupezza, chiamiamola così. E ne vedo che c'è un contratto, dove mi fa vedere che lei deve rimanere con tipo una benda sugli occhi e sulle orecchie per non vedere e per non sentire i richiami della vita. Come se lei vivesse la vita senza il piacere della vita. Con la In paura maniera della vita. sì, e anche un po' con inerzia, senza grandi slanci, senza grandi iniziative. E in questo contratto, qui nella prima parte, vedo che ha questa benda sugli occhi, sulle orecchie, e vedo anche ai piedi, ha le palle come i carcerati. Quindi l'impossibilità proprio di fare dei passi che la possano far procedere nella vita con gioia.
le palle di ferro, no? Quelle con la catena. Quelle. Come portare queste palle di ferro più in su? Domanda alla PS e anche alla PE, perché non è che la PE è sempre dietro la lavagna che si toglie lo sporco da sotto le unghie. Sì, perché qua ci va un intervento importante della PE. Sì, beh, ecco, vedi, sì, la PE è importante perché lei vorrebbe una figura maschile anche che in un certo senso l'aiutasse. Però, vedi, l'immagine che mi propone della figura maschile che le porta le palle, così lei può comunque camminare, ma di Eh no, fatto le rimangono lo stesso, capito? no, le palle non te le porta qualcuno, le palle te le fai tu. C'è sempre qualcuno, la sessione ennesima a disposizione. Tra l'altro questa uva è l'ultima, quindi questa è l'ultima, non ce ne sono altre. Così già solo in questo modo, contro i miei interessi, ovviamente, in teoria, no? Ma io non ho mai avuto questo interesse di fidelizzare un bel che meno nessuno. È il primo modo per imporre il cambiamento, perché se no, se uno pensa che sia sempre paracadute, no, si butta mai. Vabbè, non è un grande esempio, comunque avete capito. Prima di tutto, questa è l'ultima, cara PS di uva e cara PE di uva. In secondo luogo è proprio questo il punto, le palle non le deve portare il nuovo compagno qua, poi tra l'altro non siamo certo qui a proporre divorzi a nessuno perché non è la fiamma, ovvio. È andata così, questo approccio all'esistenza ci sta perché desiderare la fiamma significa comunque anche a livello animico desiderare un casino nella propria vita. Fantastico, con un rendimento diciamo incredibile, ma un grosso rischio e un grosso lavoro su se stessi. Quindi che il marito non sia la fiamma, io non sono per niente stupito, sarei stato stupito del contrario. Duro, duro, ma è così. No, perché stai già facendo la faccia, Monica, da poveresita. No, perché mi sta facendo vedere che è un po' una linea familiare femminile questa. In che senso? Vedo che c'è, cioè, questa situazione qua che abbiamo visualizzato, di palle al piede, benda sugli occhi, sulle orecchie, eccetera, non so, me la fa vedere mamma e nonna e mi fa vedere, non lo so, come anche sentimentalmente un po' così, un po' sacrificata. Sono stati dei contratti che abbiamo tolto nell'altra. Mamma, nonna, linea familiare, tara familiare, maledizioni e DNA non tengono niente contro il potere dell'intento, della creazione. Se c'erano quei contratti e lei li ha ristabiliti, è perché lei li ha ristabiliti che ci sono ancora, ma se no, la Sì, perché tara. lei non ha compreso dei passaggi, che aver eliminato questi contratti non significa aver eliminato l'affetto, il rapporto con i suoi cari. Ecco, forse dentro di lei è rimasto qualche dubbio relativamente a questo, le è sembrato quasi di tradire, no? La sua famiglia. E bisogna che lei comprenda fino in fondo questo. È come se lei, no, arrivasse alla comprensione fino a un certo punto, poi fa marcia indietro. Dubbi, 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 dubbi e torna indietro. Perché? Alla fin fine, perché? Alla fin fine, perché? Infatti poi vedi, l'impianto gliel'ha messo lì alla mascella che poi è confinante con le orecchie, le dà sti problemi così. Lei non dà veramente ascolto alla sua PS che invece sta cercando veramente di comunicare con lei. Con la malattia. In questo momento la PS non ha un altro modo per quanto riguarda quel settore, ma anche perché lei, mettendo così tanto in dubbio, no? I pensieri e le intuizioni, l'unica cosa che non mette in dubbio è la materia.
Cosa deve fare la PS se non presentargliela sul corpo? Mi sono spiegata? Nel momento in cui lei impara davvero a darsi fiducia e ad ascoltare la PS non ha più bisogno di parlare in quel modo lì. Ok? Non ha più bisogno di sfogarsi sul corpo. Perché poi io vedo che le problematiche sono tante. Adesso noi ci siamo concentrati sulla bronchite, no? Ma di fatto ci sono, io vedo svariate cose, ce ne sono state. Non avrà più bisogno di comunicare con lei in quel modo, ma al momento è il modo che trova più efficace. Va bene, che cosa vogliamo fare? Domanda alla PS e alla PM. La PS e la PE si danno proprio la mano, ok? E dicono adesso il patto, il contratto lo facciamo noi ed è questo quello che vale. Andiamo a vedere nel cluster innanzitutto se ci sono dei contratti che sono rifioriti come funghi. Ma vedi, cioè lei mi ci porta così. In quella situazione in cui io l'ho vista, no? Quindi sempre così portandosi dietro questa palla. E allora aspetta un attimo, facciamo che introdurre magari l'uomo energia, cosa dici? Va bene. Allora, prima andiamo al cluster. Ok, è perché è un po' lento, aspetta, prima che ci arriviamo così. Perché è lenta? No, la scorciatoia dell'uomo energia anche, no? L'uomo energia serve alla fine, così per farsi un bel abbraccio, tanta energia, eccetera. Non vuole andare al cluster? Non andiamo, chiudiamo qui, eh? Non è un problema. Sì, ci sta andando, però appunto con questa lentezza dovuta a questi ingombri, ecco. Quali ingombri? E delle palle al piede. Perché non se li toglie? Io devo chiedere io di togliersi le palle al piede? Lei dice, è vero, posso togliermeli. Guarda. È veramente incredibile però. È vero. Come posso abbiamo tutto e ci complichiamo la vita da soli. Sì. Se le tolte? Sì. Ok. Se le tolte, dice, è vero, potevo proprio togliermeli. Ma scusami, queste palle al piede cosa sono? Sono degli impianti? La vedo che fa parte di questo contratto perché la vedevo in generale su queste donne, dico, l'ho vista così, sulla madre, sulla nonna, parte di un contratto che non le facevano andare in maniera, diciamo così, decisa e spedita verso il loro obiettivo, ecco, verso ciò che desiderano. Nella migliore delle ipotesi, se non addirittura rimanere completamente ferme. Ora, senza queste palle ai piedi, cosa fa? Senza queste palle al piede, allora, vedo che mi fa entrare in una porticina piccolina, perché è tipo casa delle bambole, no? Di quando era piccolina, no? Quindi la casa delle bambole tutta di legno, dove c'erano dentro le miniature, così, e mi fa vedere, comunque poco arredata, questa casa delle bambole, e sì, mi fa vedere solamente poi questo, un letto tra l'altro mi fa vedere, no? Che un po' mi indica, diciamo, la scarsa attività, se vogliamo, no? E mi fa vedere che quello è l'unico contratto che è rimasto, come se ci fosse questo, sì, stare fermi e più magari, no? Lavorare col cervello di ipotesi, teorie, controteorie, le boccio soprattutto invece che svilupparle, eccetera. Però appunto stando fermi. E letto anche un po', sai, come luogo un po' di malattia. Lo toglie? Sì, assolutamente lo toglie via.
L'ha fatto un po' lentamente perché prima gli ha tolto le lenzuola, poi, sai, no? Ha tolto la federa al cuscino, però poi, insomma, ha messo tutto quanto dentro un portale definitivo, Ad inclusa la... eternum. Ok, inclusa appunto la casetta delle bambole. Ok. La Deterrum è... Ah, pensa che ne ha messi due. Due. Ne ha messi due perché ne ha messo uno bianco azzurrognolo perché le richiama l'acqua e a lei questa cosa piace molto. Però ne ha voluto mettere anche uno color rosso infuocato, perché si rende conto che adesso ha bisogno di questo fuoco, di questa decisione. Avatar, dimmi se lo vedi, se lo vedi completo, se ne vedi una parte, se lo vedi intero, se lo vedi assente. Oh mamma mia, allora praticamente è come se fosse tutto ricoperto dalle ragnatele. Sai come una di quelle case dei fantasmi abbandonate, no? Da centinaia d'anni, così. È così, in questa maniera. Perché questa, diciamo così, modalità di vita, secondo me, appunto, viene dal passato, da un'eredità passata, e perché veramente ormai è roba vecchia, superata. Vabbè, quello che c'è lo mettiamo in un portale definitivo. Sì, E quando via l'ha tutto fatto, quanto. ad eternum anche qui. Boh, forse ci sono degli insetti, io non so se lei ha paura di alcuni insetti, topi, boh, non so. Via. È andato via tutto. Con queste nuove condizioni, la mentale 3-2 ci sono, le mentali 3-2 ci sono ancora. No. Falconiforme Loch Ness. No. Non ricordo se c'erano impianti. Sì, uno mi sembra, no? Sì, a sinistra sulla Ancora? mascella, no. C'erano abduction? No. C'erano cloni? Nuova vibrazione. Io vedo 115 miliardi. Consapevolezza. 188%. PSP. PS 52%, 48P. Vite precedenti. 1971, sì, 1971. Cervello. 8,5%. La vita della fiammiferaia c'è ancora. No, non c'è più. Spazzata via. Sì, non c'è più. Mi stupisce. Io l'avrei tenuta. Anche perché ti dico che ce n'è di simili. Ah, ok. Ne ha mantenute di simili. Sì, questa più drammatica l'ha tolta perché meglio non attaccarsi al dramma per lei. Adesso sì, si può creare lei da sola, il suo uomo energia, e così per finire se lo abbraccia. Lo fa vedere al figlio, lo fa vedere al marito, se non è stato invitato nel cinema lo invitiamo adesso che è uguale. Ti piace uomo energia, eh? Sì, mi piace, piace anche a lei. Non so perché l'ha messo su una bicicletta. Sì, è un ulteriore invito a uscire di casa, andare fuori nella natura. Il figlio Sì, che fa? dai, il figlio è estasiato da Uomo Energia. Vedo che Uomo Energia lo prende e lo mette qua sulle sue spalle e il figlio è divertitissimo. Il marito si presenta? Il marito lo vedo appoggiato con una spalla al muro sul fondo della stanza, sul fondo del cinema. Credo più che altro che guarda il figlio, sinceramente.
Guarda il figlio, vedo che sorride il fatto che il figlio si stia divertendo così tanto. Messaggio finale, PSPE di uva a uva. Ascoltami, io e te siamo la stessa cosa. Io e te abbiamo creato tutto questo. Io e te abbiamo disfatto quello che non ci serviva. Io e te adesso creiamo una nuova vita, solare e sana, piena di fiori, di acqua, dei bambini e di possibilità belle, di nuove conoscenze. C'è la salute per te. C'è la salute, c'è il sorriso. C'è l'influenza che tanto va di moda con conseguenze gravi? Ma direi proprio di no. Ma no. Bisogna stare in casa? Ma no. No, no, lei ha a disposizione una natura splendida, non lontano da dove abita. E tra l'altro molto variegata, vedo. Ha un po' l'imbarazzo della scelta. Boschi, mare, vedo anche profumi, ecco. Un'altra cosa importante e molto benevola appunto per la sua bronchite, i profumi, no? Quindi i profumi del bosco, mi fa sentire il profumo del pino, poi mi fa sentire il profumo del mare, no? Questa salsedine che le libera i bronchi. Ecco, questo è preziosissimo per lei. Assolutamente da prendere al volo. Vedo che lo fa con il figlio, che raccolgono insieme delle conchiglie, nei boschi. Io vedo tra l'altro che lei si avvicina agli alberi, li tocca. E vedo che può far fare queste esperienze ad altri bambini. Può studiare gli alberi e distinguerli dalla corteccia, dalle foglie e insegnare questo ai bambini e al figlio? Ah, ci picchia, sì. Sì, Ma perché sembra decisamente. che oggi non lo sappia fare più nessuno, nessuno distingue un'ortica da una quercia ormai. Vedo anche gli uccelli, tra l'altro. Forse il bambino è interessato agli uccelli, o la mamma vorrebbe farli distinguere le specie di uccelli che ci sono nella loro zona. Ecco, anche quello è una cosa interessante per suo figlio e per i bambini in generale. Come la vedi? Immagine finale. Abbronzata, abbronzata e tra l'altro mi fa vedere le terme iniziali e finalmente lei c'è. All'inizio c'erano solo le terme, quindi quest'acqua calda che usciva dalla frattura della terra e altre persone che ne usufruivano, ma lei non c'era, adesso lei c'è. Lei c'è, tra l'altro è lì con suo figlio e vedo che in lontananza c'è un altro gruppo, alcuni bambini e alcuni adulti. Penso Ci sono. una prospettiva futura di Di lavoro. lavoro e di vita, mi dice, Bene. perché non sarà un lavoro, sai, no? Che inizi, timbri il cartellino e via. Sarà un lavoro più coinvolgente, più che avviluppa tutta la sua vita. Bene, abbiamo finito. Disconnettiti da tutte e tutti e noi torniamo.